Buongiorno ragazzi, benvenuti ad una nuova avventura insieme. Quest'oggi si parte per Stoccolma. Raga, dopo decisamente tante ore di viaggio siamo finalmente arrivati a Stoccolma, in Svezia. È una vita che volevo venire qui. Sono troppo felice. Era da 4 anni che non venivo in questa parte di Europa, al nord. Fa ben freddino, però va bene, anche perché ci siamo fatti il viaggio al caldo settimana scorsa. Non possiamo andare sempre al caldo, ragazzi. Allora raga, ora vi racconto l'ostello. Sta praticamente a 1 chilometro dal centro. Ho speso 50 euro per 3 notti, quindi veramente poco per questa parte del mondo, anche perché avevo speso di più a Londra. E adesso andiamo a fare il check-in. Dovrebbe essere questo, dovrebbe essere tutto automatico. Comunque si sente un tot la differenza dell'aria rispetto all'Italia. Cioè è molto più pulita, sembra di stare quasi montagna, oltre per il freddo. L'ostello era davvero carino, molto vicino al centro. E per fortuna ho speso davvero poco per dormire. Raga, sono appena stato nel mio alloggio. Molto carino l'ostello. Era recensito un po' negativamente su Booking, però not bad. Allora, che freddo. Sarebbe una figata vedere l'aurora boreale qua. Però bisogna andare più a nord, verso Kiruna e quelle zone lì. Ho fatto amicizia con un tipo della Bosnia, molto simpatico. Adesso andiamo in centro. Ma non c'è tempo da perdere, andiamo ad esplorare la città in queste ore notturne. In realtà erano tipo le 5 del pomeriggio, ma vabbè. In questa parte del mondo il sole tramonta davvero troppo presto. Comunque, visti i costi elevati, la prima cena ce la facciamo in un fast food. La soluzione migliore se si vuole spendere poco. Sono venuto in questo fast food Max, che è tipo coreano da quello che ho capito. Secondo me è coreano. Ho visto che c'è anche 7-Eleven. Sicuramente ci farò un video su TikTok, quindi andate a seguirmi su TikTok. Non mi ricordo come mi chiamano, ve lo metto qui da qualche parte. Adesso ci facciamo un giretto, visto che è ancora abbastanza presto. Stoccolma anche la sera è davvero graziosa, piena di luci e bar, in cui passare le giornate in compagnia. Questo qui alle mie spalle è il palazzo del governo federale. È assurda questa città, non c'è nessuno, cioè sono l'unico, cioè sono io una guardia in tutto il posto. Dove è finita la gente? Ok che fa un po' freddo, però. Comunque, nonostante il freddo, è proprio una città carina e romantica. È figo perché è tutta circondata da canali, essendo un arcipelago. Ma inoltriamoci subito a visitare le viette di Gamla Stan, l'animata e piccola isoletta del centro storico. Il luogo migliore per passare le ore notturne. Questa qui comunque è la zona tipica, la zona storica di Stoccolma. È veramente, veramente carina. È tutta da abbracciare. Bella, voglio venire anche domani mattina, quando ci sono i negozietti tutti aperti. Però è veramente dolcissima come città, wow. Gamla Stan ospita bistro alla moda in cui puoi gustare la cucina tipica nordica, leggermente costosa. In alternativa ci sono anche tanti locali notturni come pub e cocktail bar. Raga, con questa Stoccolma tutta illuminata, ci vediamo domani. Buonanotte. Buongiorno ragazzi, benvenuti in un nuovo giorno qui a Stoccolma. Sono le 8:30 e tipo sembra ancora notte. Ho appena constatato che qui a Stoccolma il sole albeggia alle 8:30 e tramonta alle 3:30, quindi hanno tipo 5 ore di luce. Quindi approfittiamo di queste poche ore di luce in cui dovrebbe anche nevicare e andiamo a vedere qualcosa. Finalmente la mia colazione da 7-Eleven. Comunque è molto più salutare qua che ho preso una brioche con pistacchio, tipo generico. Nonostante il freddo, la capitale svedese è davvero tanto accesa già dalle prime ore del giorno. Passiamo dal centro per poi passeggiare lungo i canali, in direzione Djurgården, l'isola dei musei per intenderci.
Comunque, ragazzi, Stoccolma è una delle città più vivibili del mondo, ma tanto è dato anche dal verde che abbiamo in tutta la città. Per esempio c'è un parco mega grande in cui dovrebbe esserci anche una zona degli animali, in cui ci sono anche le renne, gli scoiattolini, gli orsi. C'è anche il museo dei vichinghi, deve essere simpatico. Non penso di farmi musei, però non si sa mai, se crepa troppo di freddo magari. Nell'isola, oltre agli svariati musei, ci si può anche rilassare tra i suoi parchi enormi. Magari non l'ideale in questa stagione. Questo museo qui è praticamente un museo che parla degli svedesi e l'alcol. Praticamente la grande quantità di alcol che consumano in teoria. Lo consideriamo tra i più particolari della città. Proprio così, il Museum of Spirits è una mostra della storia e della cultura dell'alcol in Svezia. Sicuramente è tanto particolare. Questo qui alle mie spalle è il Gronaland, tipo un parco divertimenti che sicuramente è chiuso vista la stagione. Mega bello. Sarà anche Winter Wonderland. Questo museo molto kids è il museo degli hub. Figato. Se uno dovesse essere fan, deve essere veramente figo. Raga, uno dei musei che volevo vedere qui a Stoccolma è quello di Skansen, che è un museo a cielo aperto. Dovrebbe essere il più grande d'Europa. Fa anche parte del patrimonio UNESCO. E lì dovrebbero esserci anche tipo gli animali, le renne, gli orsi, i lupi, quelle cose lì. Praticamente ci sono tutte le abitazioni rurali dell'antichità, della Svezia e anche le cose tipiche. È un po' tutto chiuso, sicuramente l'estate è più carino, però sono qui adesso. Il museo di Skansen è il primo museo all'aperto della storia. Pensate che risale al 1891. Fu creato per preservare e mostrare i costumi della provincia prima dell'era industriale. Si estende per oltre 300.000 metri quadrati. Passeggiando per le case e i vicoli pittoreschi di un tempo, avrete proprio l'impressione di essere tornati nel secolo scorso. Ci sono oltre 150 case e fattorie provenienti da tutta la Svezia. Smontate e rimontate qua. Ho visto per la prima volta nella mia vita le renne. Siamo subito in cala, fratello orso. Promesso, raga, entro quest'anno andiamo a Kiruna a vederci le renne e a fare l'esperienza con i cani da slitta. Mamma mia, sta iniziando a nevicare. Queste qui sono le capanne Sami, che sono il popolo indigeno della Svezia. Sì, comunque, raga, non so se si percepisce, ma sta iniziando a nevicare. Che figata, non vedevo la neve da tantissimo tempo. Anni. Se volete un consiglio, andateci d'estate. Potrete vederlo in tutta la sua bellezza, sicuramente. E poi, durante questa stagione, gli orsi erano anche in letargo, quindi niente, peccato. Beh, non so se ritornermi fortunato o no, ma beccarsi la neve in Svezia ha dato a tutto il viaggio un tocco magico. Ok, ora, dopo questo, posso anche tornare a casa. Torniamo a girovagare per Gamlastan. Non solo il quartiere dei souvenir, ma qui troviamo anche la cattedrale medievale di Storkirgarn e il palazzo reale. Adesso torniamo a fare il nostro giretto, basta chillare al bar. Avessi avuto il computer sarei stato a montare un po', ma non mi va di bagnarlo, quindi siamo qui. Adesso andiamo a vedere la biblioteca di
Stoccolma, che è una delle più grandi al mondo, la più bella al mondo, la più tutto al mondo. Questo qui è il museo di AVC, AVC, famoso artista DJ che è venuto a mancare qualche anno fa, e lui era svedese anche lui. Le persone importanti sono svedesi. Qua c'è un punk shop. Tra le tante cose particolari da vedere in città, sicuramente uno stop merita la biblioteca, una delle più belle al mondo, risalente al 1918, davvero molto particolare. E siamo tornati subitissimo a Gerusalemme. Comunque il quartiere di Gamla Stan è il più bello della città, veramente pittoresco. E con questa musica in sottofondo dirigiamoci verso il ristorante vichingo, Eyfur. Davvero pazzesco, qui potrete degustare grog e piatti medievali, tutto a tema norreno. Pensate che mi hanno anche annunciato con il corno quando sono entrato, mi ha fatto davvero ridere. Raga, alla fine ce l'ho fatta a sedermi. Raga, allora niente da dire, assolutamente il ristorante è molto 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 carino. Sicuramente non da venirci tutte le sere, però come esperienza, se vi trovate qua a Stoccolma e amate un po' questa... la cultura norrena, i vichinghi e quelle cose lì, è veramente, veramente particolare. Il costo, cioè quello che ho speso, è di 35 euro. 35 euro con una birra e il piatto che avete visto. Quindi... La nostra lunga giornata a Stoccolma è finita qui, ci vediamo domani tra poco per voi per la prossima avventura insieme. Domani abbiamo tantissime cose da fare e quindi buonanotte. Ragazzi, buongiorno, nuovo giorno in quelli di Stoccolma, oggi sembra esserci bel tempo, il sole non è ancora albeggiato, però c'è la luna in cielo, ci aspettano tantissime cose da vedere, andiamo. Ultima giornata, sveglia presto e si parte già dalle prime ore del giorno, che in realtà era un tipo le 9, ma il sole albeggia davvero troppo tardi. Ma scendiamo a prendere il treno verso sud, in direzione Skogiskord Garden. Raga, abbiamo appena preso il pranzo al supermercato, top scelta, che in realtà non è che costi così tanto, cioè tanti fanno scalpore e spendono un sacco a Stoccolma, ok, è costoso al ristorante sicuramente, ma come in tanti altri posti, io vedo molto più costoso a Londra, qua è ok, cioè nel senso, tipo il pane, l'affettato, 2-3 euro, un po' come da noi, cioè non è che costi tanto di più, per alcune cose sì sicuramente, però per altre, cioè take it easy proprio. Raga, dopo un po' di metro siamo finalmente arrivati a Skogsbygårdgården. Lo svedese non è fatto per me. Questo cimitero, di cui non ripeterò il nome, fa parte del patrimonio UNESCO. Fu progettato nel 1917. È un parco davvero enorme. Carino da vedere sì, ma non necessario. Raga, adesso ditemi voi chi è che vi porta di prima mattina in un cimitero. Solo io. E meno male. No, comunque è una figata. Tipo, fin da dolore. È figo.
vicino al parco c'è anche la tomba della famosa attrice Greta Garbo, un'attrice svedese naturalizzata statunitense. E lì la tomba adesso il porto, a vedere. Raga, la nostra esperienza qui al cimitero è finita, adesso cambiamo zona, prendiamo la metro e andiamo un po' più verso il centro a vedere un'altra cosa interessante. Lasciamo il cimitero e finalmente e torniamo in città, nell'isola di Rödenholmen. Raga, vi dirò, non è neanche così fredda. Penso, quasi quasi un bagno me lo farei. A 10 miliardi di like facciamo il bagno nel mar Baltico. Quest'isola è uno dei posti migliori in cui godersi la vista sulla città. Sulla sua destra è il municipio, con un nome impronunciabile. Comunque adesso sono nell'isola di Rödenholmen, che è praticamente in parte a Gamlastan. E è una figata. Comunque col cielo azzurro e senza troppo... no, freddo fa. Senza troppe nuvole è veramente un'altra cosa la città, perché ci sono tutti gli edifici tutti colorati e quindi rendono veramente tantissimo in queste ore del giorno con un cielo così bello. Passeggiando per la piccola isoletta si può visitare la chiesa risalente al XVIII secolo. Ho trovato il mio top posto per mangiare. Come da buon viaggiatore low cost che sono, pranzetto tipico presso il supermercato con vista Mar Baltico. Non avete idea del freddo, ma ne avanza la pena. Ora proseguiamo il nostro giro verso il municipio, un'altra zona incantevole in cui rilassarsi e passeggiare. Stoccolma è davvero una città a passo d'uomo, non troppo grande e davvero carina da attraversare a piedi, quindi evitate di prendere mezzi pubblici e godetevela passeggiando. Dopo Marsiglia devo dire che io non è che abbia un grande amore per i gabbiani, però sono carini. E continuiamo a percorrere le isolette di Stoccolma. Adesso andiamo a vedere un punto panoramico sulla città vecchia, visto che è l'ora del tramonto. Uno degli isolotti che dovete assolutamente vedere è quello di Skeppsholmen, con edifici importanti e davvero una bella vista sul quartiere di Gamlastan. Davvero una gran bella vista da qua. Fa freddo un tot, però è una figata. Questa qui è un'isoletta solitaria, cioè... questo edificio qui, che non mi ricordo cosa fosse. Comunque è bellissimo. Wow, da qui vedi tutti i canali. Poi proseguite a piedi verso la piccola isoletta vicino di Kastelholmen. Grande Giacomo, l'ho detta al primo tentativo, lo giuro. In cui troviamo la cittadella di Kastellet, una fortificazione originariamente costruita nel 1667, poi esplosa e ricostruita a metà dell'Ottocento. Raga, quest'oggi riesco anche a farvi vedere un tramonto pazzesco sulla città di Stoccolma, che ieri non si vede, oggi è incredibile. Ora andiamo. Raga, tramonto davvero spaziale, bellissimo, non pensavo di riuscire a vederlo da qui. Adesso si sta già facendo buio, è un peccato perché alle 3 c'è già buio, però la città è bellissima lo stesso. Adesso ci godiamo le ultime ore notturne a Stoccolma. Raga, questa piazza che probabilmente è quella principale non l'avevo ancora vista. E c'è anche il pattinaggio sul ghiaccio, ma che carino! Alla fine patate, niente panini. Meglio.
locale molto molto carino. Se avessi avuto qualcuno sarei anche andato a prendere una birretta probabilmente, e avrei anche un po' ascoltato della musica. Però basta birretta. Figo però. Non sono ancora stato in questa parte della città vecchia. Qui mi pare che ci sia un altro locale. Veramente carino sto viale. Raga, questa avventura pazzissima a Stoccolma è finita. Una città che mi ha veramente entusiasmato, non me l'aspettavo così. Davvero molto graziosa, davvero tanto dolce. Raga, ci vediamo nel prossimo video in un'altra meta veramente più fredda di questa. E se ne vuole, fate i bravi. Raga, adesso visto che nella parte in cui stavo andando non c'era nulla che mi soddisfiva. Raga, visto che adesso. Raga, visto che adesso. Raga.